Nell'ultimo filmato che ho fatto c'è stato un commento di uno di voi dove vorrebbe vedere il mio setup per quanto riguarda il sistema operativo che utilizzo. E in questi giorni ho cambiato. E io avevo Linux Mint 21.1 ed è quello che si vede nell'ultimo filmato che ho fatto. Dove parlavo di Windows, futuro Windows 12 e delle novità che ci saranno. Ho ancora praticamente quel Linux Mint settato. Ora ho voluto cambiare perché ho scaricato Trisquel. Ho voluto scaricare Trisquel perché sono un po' schifato dalle ultime notizie che ci sono nel mondo di GNU Linux, un po' per gli snap, un po' per i flatpak, un po' per la deriva di queste distribuzioni multipiattaforma con subsystem, contenitori e via dicendo. E più l'acquisizione di Red Hat da parte dell'IBM, dove ha reso praticamente il codice sorgente chiuso per quanto riguarda l'Enterprise, non per tutte, cioè le sue derivate, quindi Fedora e altre derivate in RPM, in Red Hat, però già questo fa intendere che Linux, almeno io penso che Linux sia diventato ormai un sistema operativo, cioè tutte le distribuzioni Linux, la maggior parte, siano diventate la succursale dei sistemi operativi proprietari. Ormai sono sponsorizzate, fanno parte di aziende multimiliardarie e quindi è finita quella verginità che c'era del free software, quindi un po' dell'ideologia di Stallman, di Richard Stallman, dove prefigurava un sistema operativo. Dei sistemi operativi con GNU Linux, dove non c'era nessun software proprietario. E qua vedo che sta naufragando questa filosofia. Ormai il business è entrato a far parte anche di GNU Linux. Onestamente, lottare per una piattaforma che prima era free e ora è diventata a scopo di lucro, diciamo, o almeno sponsorizzata da grandi ditte che no, hanno tutto a che vedere meno che per quanto riguarda il free software, il codice sorgente libero, insomma, non lo so, io sono veramente, come ho detto prima, schifato da questa situazione. Ho un'overdose praticamente di tutte queste novità che mi lasciano perplesso. E sono andato nella free software di Stallman, dove ci sono 3-4 distribuzioni contate, tra cui attive solo 2-3, forse solo 2. E dove praticamente c'è il free software 100%. Io ho scelto Trisquel perché quello anche più semplice volendo. Trisquel che deriva da Ubuntu e ho fatto anche il video da qua, dove praticamente viene utilizzato il kernel free, dove sono praticamente rimossi tutti i vari fix, diciamo, dei software di terze parti. Quindi è diciamo un kernel che non ha nessun software proprietario, nessun firmware proprietario,
ed è tutto free. E poi vi farò vedere come ho settato Trisquel. Siccome Trisquel porta praticamente un da scaricare solamente ambiente grafico Mate e l'XDE che è minimal, e poi c'è il NetInstall, e io ho scaricato quella che ha tante lingue, cioè 50 lingue preinstallate, ho scaricato il Mate. Ma nel Mate poi sono andato ad installare l'ambiente grafico XFCE, perché come ben sapete a me il Mate non piace, anche se era settato abbastanza bene, e ho messo l'XFCE. Quindi Linux Mint lo sto abbandonando, perché ripeto, ormai anche Linux Mint mi sembra un po' inquinato di tutta questa situazione, le nuove ideologie che ci sono, dove il free software è stato praticamente messo in un angolo e New Linux è diventato una sorta di succursale dei sistemi operativi proprietari come Windows o Mac. È diventata veramente una farsa. Io continuerò a fare dei filmati per quanto riguarda GNU Linux e tutte le distribuzioni, però personalmente io mi sono installato, ho scaricato una distribuzione che è free software al 100% e che di terze parti ha solo il navigatore, perché per andare il browser, per andare in internet purtroppo c'è un browser all'altezza. E quindi ho dovuto installare un Google Chrome, oppure dovrei installare il Firefox perché ho sincronizzato tutti i miei dati. E quindi per forza di cose, almeno per navigare, devo avere un browser che sia anche di terza parte. Però il mio computer internamente nel suo disco fisso c'ha un free software al 100%. Quindi il Trisquel Linux è un free software al 100%. E niente, io ho abbandonato praticamente Linux Mint per questo, anche se Linux Mint ho detto sempre, mi piace, mi è sempre piaciuto, però Linux Mint non usa Snap o Flatpak, insomma alla fine. Anche lui è un po' più destinato a diventare subcommerciale, però insomma in alcuni casi bisogna scaricare dei Flatpak, perché si è orientato sui Flatpak. Flatpak è stato formulato da Red Hat, che ormai è diventata IBM, quindi a me dà fastidio utilizzare, cioè fare finta di essere un linuxiano, quando alla fine ormai essere linuxiano è come essere una succursale di Windows e Mac. Sono deluso, diciamo, dall'epoca che stiamo vivendo. Io ho riscoperto con Trisquel la vecchia maniera di installare i programmi tramite terminale, con un colpo solo installo 20 programmi, non ho problemi di sorta, funziona tutto, i video funzionano, insomma, ho trovato tutti i programmi necessari che utilizzo io, e quindi ho scelto un sistema operativo che sia più pulito degli altri. Che mi faccia, scusate, ho sbagliato perché sono preso dal sonno, ho dormito poco, che mi faccia sentire, no, sentire, mi faccia sentire almeno più pulito un linuxiano al 100%, non un finto linuxiano. Io ho visto ieri un video di un tutorialista di uno dei, no dei nostri, un tutorialista di YouTube, dove parlava del solito sistema operativo
multi container, ci ho lasciato il video al secondo minuto perché mi sono veramente schifato di queste nuove ideologie, del sistema operativo immutabile, di tutte queste diavolerie che stanno uscendo fuori, che stanno un po' cambiando il New Linux. Non è il New Linux di 10 anni fa, di 13 anni fa. Io avevo abbracciato questa lotta contro il software proprietario, ma mi sto accorgendo che ormai siamo inquinati. Ormai New Linux è diventata una farsa. Non c'è più la libertà, la riservatezza di prima. Insomma, siamo ormai immersi in un sistema operativo, parlo di tutti i sistemi operativi che ci sono su New Linux, che fanno finta di essere libere, ma alla fine non sono per niente liberi. Comunque il mio canale continuerà a fare delle recensioni, perché voi siete appassionati di New Linux come me, però io ho scelto di avere software free al 100%, di seguire le linee di Richard Stallman e non di Linus Torvald, che preferisce usare magari Fedora, di accettare una certa commercializzazione del sistema operativo con, ad esempio, Ubuntu. Ormai c'è Amazon che fa la pubblicità internamente al sistema operativo, insomma. Poi ci sarà il nuovo Ubuntu con tutto in snap, insomma, io mi sono veramente stufato di vedere tutte queste novità che portano solo del negativo a GNU Linux, che si è snaturato, non è più quello che conoscevo io, purtroppo. Va bene, ciao a tutti, una buona, in questo caso serata, perché sta per fare buio, e un prossimo filmato. Ciao ciao.